Macchina che va lungo la piegata. Cento metri allo stacco con allineamento più che buono. Macchina che accelera. Allo stacco è veloce Nelfo Vinci che si porta all'esterno. L'errore per Legends in seconda posizione. Ippolito Tab con a seguire il numero 3 Le Figaro CT. La squalifica che coglie Legends. Poi sbaglia anche Gossip Griff. Sbaglia anche Fonseca R. Così i primi tre possono prendere vantaggio con Nelfo Vinci, che al passaggio ai 400 in 29.3 comanda con un paio di margine su Ippolito Tab, che ora sta serrando sotto, mentre il resto del gruppo è capeggiato da Le Figaro CT quando siamo ai 600. Muove in terza corsia Locadisa, che va adesso a stanare possibilmente il secondo, ovvero Ippolito Tab, che non si muove dalla schiena del leader. 45.3 i 600, mentre gli 800 vanno via in 1.1 e 7. Si arriva così adesso di fronte, con sempre Inelfo al comando, Locadisa all'esterno, Ippolito ha incollato alla schiena del leader. Più indietro c'è ancora Le Figaro con Lucio Alor per vie esterne. 1,16 il chilometro da parte di Nelfo Vinci, che ha sempre mezza di margine nei confronti di Locadisa quando si affronta la curva conclusiva. I tre quarti di miglio in 1,30 e mezzo, 14 e mezzo di frazione. Nelfo che continua a condurre, Locadisa che rimane lì, poi ancora Ippolito, quindi Lucio Alor che è sceso alla corda quando siamo addirittura con Inelfo ancora al comando. Locadisa che non si dà per vinta e ci riprova negli ultimi 150 di corsa, con Inelfo che cerca lo stacco all'interno Ippolito, all'esterno Locadisa, ma Inelfo Vinci non si prende più. Inelfo Vinci, Alessandro Marucci per il doppio che viene a concludere nei confronti di Locadisa e Ippolito Tab. 2 minuti e 8 decimi, 1 15 e mezzo la media al chilometro. Inelfo Vinci e Alessandro Marucci che portano a casa il successo a quota di 12 e 24 con percorso di testas. Vani tutti gli attacchi e i tentativi da parte degli inseguitori, principalmente Ippolito Tabbe e Locadisa, con quest'ultima che comunque conserva un ottimo secondo posto dopo percorso all'esterno, quindi 5 al primo posto, il 10 al secondo, il 7 al terzo, l'ordine di arrivo provvisorio di questa settima dal Garigliano.